Questo Natale cambia musica. Per il regalo perfetto, lasciati ispirare dalle nuove collezioni delle migliori marche di gioielli ed orologi. Oro Più, la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in via Emilia 109. Benvenuti a Vox Populi, anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera rispondono alla domanda sull'argomento del giorno. Secondo Coldiretti, un italiano su quattro riciclerà i regali di Natale ritenuti indesiderati o superflui. Cosa ne pensa di questa scelta? Io non ho mai riciclato un regalo in vita mia, non lo riciclerò mai, insomma. Come mai? Ma perché non mi sembra corretto, cioè comunque l'altra persona ha pensato a me e in qualche modo ha cercato di capire i miei gusti, insomma, la mia sensibilità. Quindi sarebbe un'offesa, insomma, riciclare. Ma giudicare chi ricicli gravi bisogna vedere le realtà, le varie esigenze, no? Quindi non è detto che sia positivo o negativo. Se è un regalo che in effetti è superfluo, potrebbe anche essere un'idea, però insomma non è il massimo. Non è il massimo perché? Perché tiene presente, insomma, magari il significato che può esserci di quel regalo. Esatto, sì, infatti può essere soggettivo il regalo, quindi riciclarlo, sai, non è che sono regali fotocopie, no? Nel senso che sono tutti uguali, potresti farlo, però non è di buon gusto, secondo me, riciclare regali. Non lo so, boh, magari lo farei anche io, dipende, se il regalo non mi piace, sì. Non ti faresti problemi? Dipende. Dipende da che cosa? Dipende anche dalla persona che me l'ha regalato. Magari è una persona alla quale tengo, mi ha regalato una cosa che non mi piace tanto. Chiudo un occhio. A lei è mai capitato di riciclare un regalo? No. No, che io ricordi no, sinceramente no. E di scoprire che un regalo che avevi ricevuto era in realtà stato già donato a qualcun altro? Quello è successo delle mie amiche. Come hanno reagito? Ci siamo messi a ridere, quindi l'abbiamo scoperto insieme oltretutto, però vabbè, niente, cioè, l'ha tenuto lì e basta. Non l'ho mai scoperto, ho fatto finta di non scoprirlo. Dovesse accadere? Me lo tengo, cavallo donato si guarda in bocca. Cosa ne pensi invece di coloro che scelgono di darli in beneficenza se li ritengono superflui? Beh, è una cosa buona, lo farei anche io, si può fare, quindi... Si può considerare come alternativa? Sì, esatto. No, se vengono date le beneficenze, ben venga. L'importante è non buttarli, insomma.